È un onore essere qui oggi con Diana De Marchi, Ornella Piluso e idealmente con tutte le amiche e gli amici che hanno contribuito alla realizzazione di questo momento. Estremamente triste, estremamente doloroso dover parlare ancora nel 2020 di violenza sulle donne che, in quanto forma di violenza fra le più vili, si sperava fosse sconfitta da tempo. Una violenza che nasce dal pensiero aberrante, arcaico, perverso di proprietà dell'altro. Anche come padre di una bambina, ritengo che la speranza risieda nell'educazione, educazione nelle scuole e nelle famiglie, educazione dei bambini al rifiuto totale della sopraffazione e delle bambine alla non accettazione, senza se e senza ma, di qualunque forma di violenza, che non ha e mai potrà avere nulla a che fare con i sentimenti. MM, che fa della diversity e dell'inclusione due pilastri del proprio agire, ha voluto dare un piccolo contributo a questa giornata. E sono stati proprio i nostri colleghi uomini del depuratore che hanno dipinto questa panchina, per simboleggiare, per testimoniare il proprio impegno assoluto per questa fondamentale battaglia di civiltà. In questa giornata vogliamo ribadire con forza il nostro impegno, la nostra massima convinzione per la difesa dei diritti e la promozione della parità, contro ogni rischio di arretramento culturale.